I madrelingua sono stati definiti i peggiori comunicatori al mondo. Sì, nel 2016 la BBC, la più antica emittente nazionale al mondo, nonché detentrice di radio e TV del Regno Unito, ha dichiarato «Native speakers are the world's worst communicators», definendo i madrelingua appunto come i peggiori comunicatori al mondo. Se ci pensi un attimo, quando un madrelingua parla, tende a dare per scontato che tu lo debba capire. E non capisce sempre che è anche una sua responsabilità farsi capire dagli altri. Ed ecco che quindi siamo tutti alle prese con parlare inglese come un madrelingua, oppure parlare inglese velocemente come un madrelingua, venerando letteralmente il madrelingua, che viene visto come quell'autorità massima della lingua inglese, colui o colei che ci può giudicare. Mi dispiace, mio caro madrelingua, la realtà è che oggi nel mondo circa 1,5 miliardi di persone parlano inglese, ma di queste solo 400 milioni sono madrelingua anglofona. Il che significa che più di un miliardo di persone nel mondo parlano inglese pur non essendo nate in quella lingua. Quindi, perché mai dovrebbe essere il mondo intero a dover parlare come un madrelingua e non i madrelingua a dover parlare consapevoli che chi hanno di fronte, cioè persone come noi che impariamo l'inglese come seconda lingua, debbano essere messi nelle condizioni di poter capire ciò che ci viene detto? Attenzione! Assolutamente, per esserci una comunicazione trasparente e lineare, la lingua parlata deve essere assolutamente corretta, pulita e chiara, altrimenti ci sarebbe un'incomprensione dietro l'altra. Quindi entrambi i comunicatori devono parlare in modo corretto, chiaro e pulito, ma nessuno giudica nessuno, nessuno è superiore a nessuno e tu non devi fare l'impossibile per suonare come un madrelingua inglese se sei nato a Varese, a Palermo o a Roma. Semplicemente devi parlare un inglese corretto, chiaro e pulito. In una parola, devi parlare globish. Ne avevi mai sentito parlare? Beh, fammelo sapere nei commenti insieme alle tue curiosità sull'argomento. Io sono Monica Perna e ti aspetto al mio prossimo video sul globish.